pomeriggio, grazie per essere qui al Virtual Open Day del Liceo Artistico Giacomo Pio Manzù. Io sono il professor Lovecchio e sono stato incaricato dalla dirigenza di aiutarvi e condurvi in questo Open Day che, date le restrizioni Covid, ci vede distanziati a distanza, ma la tecnologia ci permette comunque di incontrarci e di farvi vedere il nostro istituto. Il Liceo Artistico Giacomo Pio Manzù nasce nel 1961 come distaccamento del Liceo Artistico annesso all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Nel 68 il crescere degli iscritti permette al liceo di acquisire autonomia e poi nel 76, grazie al grande afflusso che continua ad esserci al nostro liceo, permette di acquisire un ulteriore stabile. Quindi allo stato attuale il liceo artistico è diviso sulla sede di via Tasso e sulla sede di via Angelo Mai. Il liceo artistico Giacomo Pio Manzù è appunto un liceo e vi permette, ed è lo scopo per cui tutti gli insegnanti sono qui a lavorare con voi ragazzi, per arrivare ad un apprendimento consapevole. Quello che ci interessa è che il vostro fare scuola, il venire a scuola, porti nel tempo a delle competenze, cioè ad imparare, ad assorbire conoscenze, ad esercitare abilità per poi arrivare a una competenza a 360 gradi, competenze trasversali che vi permetteranno di operare nell'ambito creativo e continuare nel mondo del lavoro o continuare poi all'università. Come si formano queste competenze trasversali? C'è un biennio generale per tutti in cui voi ragazzi frequenterete tutte le discipline tipiche del liceo più delle discipline specifiche di indirizzo che poi vedremo. Al termine di questo biennio dovrete scegliere un indirizzo particolare secondo le vostre inclinazioni, le vostre attitudini, le competenze che avete maturato, secondo il consiglio anche dei vostri docenti. Quali indirizzi potrete poi percorrere nel triennio? L'indirizzo di arti figurative, l'indirizzo di architettura, l'indirizzo di grafica, di design e audiovisivo multimediale, l'ultimo nato nel nostro liceo. Ma prima di passare all'open day virtuale, cioè al giro virtuale all'interno dei laboratori che vi spiegano e vi fanno vedere questi 5 indirizzi, voglio sottolineare una cosa tipica della formazione del liceo artistico. Il liceo artistico è proprio un liceo in cui si matura una capacità creativa, ma questa capacità creativa è la punta dell'iceberg di una progettualità che ci deve essere. Progettualità che è questa competenza di saper ragionare, di saper osservare la realtà, di saperne cogliere alcuni aspetti, alcuni criteri di lavoro per poi mettere in atto la propria opera creativa. Se voi doveste creare un'installazione, una statua, un dipinto, un ritratto, una comunicazione digitale, un sito, qualsiasi forma comunicativa ed espressiva, deve nascere da uno studio del contesto storico-culturale dove voi opererete, perché è diverso esporre o preparare un prodotto per Bergamo o per Helsinki, per esempio. Questo vuol dire conoscere dei linguaggi comunicativi più adatti al contesto socio-culturale dove voi opererete. I linguaggi prevedono anche la capacità di conoscere delle tecniche relative per potersi esprimere. Quindi capite bene che la creatività è l'apice di un lavoro di progettualità. I due termini chiave, le due parole chiave dello studio al liceo artistico sono proprio questo, creatività e progettualità. Questo è proprio il profilo formativo che il liceo artistico si pone come obiettivo ed è il lavoro di tutti i docenti per 5 anni è proprio a questo livello. Quindi penso di avervi già stancato e quindi non vi tolgo attenzione, non vi tolgo tempo al Virtual Open Day. Ci saranno dei colleghi che adesso vi faranno navigare, camminare in modo multimediale attraverso i laboratori della nostra scuola.
sentirete anche gli interventi dei diversi professori delle diverse discipline di indirizzo che vi spiegheranno appunto questo aspetto di progettualità e creatività. Nel frattempo potrete scrivere delle domande alla mail o alla chat di Google Meet e che poi, terminato il percorso virtuale, risponderemo in diretta. Anzi, due ragazzi degli ultimi anni della scuola, i rappresentanti di istituto, risponderanno loro alle domande proprio per farvi sentire dalla voce vera dei protagonisti attuali come funziona la nostra scuola. Grazie per l'attenzione e buon Virtual Open Day. Buongiorno a tutti, eccoci all'inizio di questo tour virtuale. Prima vi darò qualche indicazione in merito alla navigazione che consentirà di spostarsi da un laboratorio all'altro e ogni laboratorio ovviamente è allestito dai vari indirizzi del nostro liceo. Ora, come prima cosa vedete che abbiamo due mirini, piccoli cerchi colorati. Il primo, in questo caso, sulla statua collocata nell'angolo dell'aula, che consentirà di far partire la presentazione che avremo poi modo di ascoltare tutti insieme, specifica appunto per l'indirizzo al quale il laboratorio si riferisce. E l'altro mirino invece consente, quello grigio, è sempre grigio, è collocato sempre sulle porte di accesso al laboratorio, consente di accedere al laboratorio successivo. Ovviamente durante la navigazione è possibile sia avere uno sguardo generale, complessivo, sia andare poi nel dettaglio per vedere quelli che sono i lavori, ma soprattutto la capacità e la bravura dei nostri studenti. Benissimo, quindi cominciamo questo tour insieme e con proprio il laboratorio allestito da arti figurative, dall'indirizzo di arti figurative. Quindi entrando si possono osservare alcune esercitazioni del primo biennio che evidenziano l'uso di materiali e l'uso anche ovviamente di tecniche. Gli allievi, attraverso l'uso del disegno e del colore, affrontano gli studi della genesi della forma al fine di staccarsi da quelli che sono gli stereotipi rappresentativi, quindi di acquisire una maggiore libertà espressiva. Sui cavalletti vi sono poi delle rielaborazioni a mano libera, dal vero, di copie sia di gesti che di parti anatomiche. È importante sottolineare, così nell'osservare tutti questi lavori, che il disegno e la pittura non sono assolutamente riducibili ad un atto tecnico, ma sono forme di conoscenza della realtà, forme per percepire la profondità delle cose. Andando avanti, fanno poi seguito gli elaborati del secondo biennio del quinto anno, dove si mette in evidenza lo studio della figura umana, dal modello vivente, in relazione ai concetti di movimento, gestualità, comunicazione, espressione, azione, luce, ombra, simbolo. L'uso di sanguigna, graffite, pastello, acquerello, tempera e tecniche miste si perfeziona poi negli elaborati di studi di grandi teste e tavole di anatomia. L'analisi e l'indagine entra assolutamente ancor di più con dovizia nello specifico dei particolari. Alla lavagna poi possiamo osservare i disegni realizzati dal docente nelle fasi didattico-operative relativi alle procedure riguardanti gli schemi costruttivi della configurazione della figura umana. In ultimo, nella parte centrale del laboratorio, ecco alcuni progetti degli alunni secondo tematiche concordate con il docente, dove assolutamente si può cogliere lo sviluppo delle competenze artistiche e culturali acquisite durante il triennio e in generale durante il quinquennio. Adesso sentiamo che cosa ci racconta la collega. Buongiorno.
Buongiorno ragazzi e ragazze, io insegno al liceo artistico, mi chiamo Denise Eusebi e sono un'insegnante di discipline pittoriche nel biennio e di discipline pittoriche e laboratorio della figurazione pittorica nel triennio. E quindi queste due materie fanno parte poi dell'indirizzo figurativo dal terzo anno in poi. Allora, premettiamo dicendo che il disegno è il fondamento di tutte le arti. Di conseguenza, che cosa facciamo in discipline pittoriche nel biennio? Ci occupiamo degli strumenti e della grammatica del linguaggio visuale, quindi prendiamo in considerazione il disegno e quindi la comprensione, disegno e segno, quindi la comprensione della differenza tra vedere e guardare, osservare attentamente. Il colore e quindi la percezione del colore, come saperlo utilizzare, metterlo in pratica e anche tramite le tecniche pittoriche. E poi la percezione della forma. Quindi tutti questi tre elementi fanno parte, si chiamano, diciamo, sono compresi all'interno della grammatica visiva. Questi elementi della grammatica visiva, se sceglierete l'indirizzo figurativo, li svilupperemo all'interno del terzo, quarto e quinto anno e diciamo faranno appunto, saranno degli elementi di base, gli strumenti appunto, per partire e approfondire certi aspetti. Quali sono gli aspetti da approfondire? Nel figurativo, nel triennio, ci si occupa soprattutto in gran parte di progettazione, ovvero portare, cos'è la progettazione? È portare il pensiero, l'idea che si è avuto, coltivata tramite, sempre tramite la cultura, tramite letteratura, filosofia, storia dell'arte, una visione anche intima e personale, si coltiva appunto questo elemento e si porta, tramite la progettazione, ad un elaborato finale, che può essere una scultura, può essere un elaborato pittorico, può essere un'installazione, perché il mondo dell'arte è veramente vasto e diverso sempre più nel contemporaneo. Altro aspetto molto importante legato alla materia di laboratorio della figurazione pittorica è diciamo, il cercare di approfondire ulteriormente la fase analitica, la fase sintetica relativa al disegno, ovvero cercare di andare sempre di più a identificare la differenza tra vedere ed osservare. Quindi questo elemento lo mettiamo in pratica grazie al soggetto più difficile da disegnare in assoluto, che è il corpo umano. E quindi in quarta e in quinta disegnerete i modelli viventi dal vero. Una cosa importante che voglio dire per concludere è il fatto che vi voglio far riflettere su questo. Tutto ciò che in natura viene, tutto ciò che è disegnato dalla natura, tutto ciò che non è disegnato dalla natura è disegnato da qualcuno, perché l'uomo costruisce sempre, quasi sempre, tramite progetto, per cui il disegno è un fondamento per costruire il futuro di domani. Passiamo quindi adesso al prossimo laboratorio, che è quello dei lavori di architettura e ambiente, eccoci qui, dove in questo spazio appunto sono esposti, elaborati prodotti in discipline geometriche e in laboratorio orientativo del primo biennio e anche elaborati di discipline e laboratorio nel triennio, appunto, come dicevo, dell'indirizzo di architettura e ambiente. Le capacità di rappresentazione acquisite nei primi due anni vengono ovviamente sviluppate nel terzo, nel quarto e nel quinto per progettare poi edifici inseriti in un determinato contesto ambientale. In tutta questa esposizione sono individuate e individuabili le tre fasi principali della progettazione in ambito architettonico: gli studi preliminari, la rappresentazione tecnica e la presentazione tridimensionale. Negli studi preliminari, che qua possiamo vedere, si effettuano analisi teoriche per la definizione dei requisiti dell'opera e delle conseguenti ipotesi progettuali, formulate ovviamente in base alla cultura e alla personalità degli alunni stessi. Qui è importante saper disegnare con disinvoltura a mano libera per verificare quindi lo sviluppo del progetto nella sua fase ideativa, quindi essere liberi nel rappresentare a mano libera. La fase della rappresentazione tecnica, invece, consiste in disegni tecnici nei quali si applicano le conoscenze dei metodi di rappresentazione della geometria descrittiva
tenendo ovviamente in considerazione quelle che sono le normative grafiche. È implicito lo sviluppo degli aspetti tecnologici e costruttivi degli elementi edilizi. Nella fase di presentazione si rende comprensibile il progetto in modo immediato, valorizzandone le caratteristiche estetiche ed ovviamente anche il suo rapporto con il contesto ambientale. Si realizzano rappresentazioni grafiche tridimensionali, quali assonometrie prospettive, ma anche delle rappresentazioni tridimensionali con l'utilizzo e la realizzazione di maquette, modelli virtuali e rendering. Sia nella rappresentazione tecnica che nella rappresentazione del progetto vengono impiegati anche, ovviamente, i software di disegno digitale. Per la produzione di maquette vengono utilizzati sia gli strumenti classici del laboratorio di modellistica, sia le nuove tecnologie quali stampanti 3D e laser cutter. E adesso sentiamo il nostro collega. Io sono Maurizio Campana, sono un insegnante di laboratorio nell'indirizzo di architettura ambiente. In questo indirizzo essenzialmente sviluppiamo la capacità di progettare gli edifici. Lo sbocco naturale successivamente al liceo è quello di iscriversi alle facoltà di architettura, urbanistica, architettura del paesaggio e tutte queste facoltà e questi percorsi che hanno a che fare con la progettazione dell'architettura e appunto dell'ambiente, come dice il nome. Essenzialmente il lavoro si svolge, tutti i progetti si sviluppano in tre fasi principali: quelle del sviluppo degli studi preliminari, quelli dei disegni esecutivi, lo sviluppo del disegno tecnico esecutivo e i disegni di presentazione. In questi anni l'introduzione della grafica digitalizzata, degli strumenti, dei software di disegno hanno cambiato un po' i nostri modi di operare, ma essenzialmente il bisogno, la voglia, la necessità di disegnare a mano libera anche con gli strumenti c'è ancora. Per cui ai ragazzi fondamentalmente chiediamo che abbiano la voglia, il gusto di disegnare, la curiosità, la volontà di approfondire gli argomenti e la curiosità intellettuale appunto per sviluppare la propria personalità. Lo sviluppo del progetto architettura si svolge negli studi preliminari con un'attenzione ai requisiti, alla definizione dei requisiti per poi passare successivamente a definire le ipotesi progettuali, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche estetiche, le caratteristiche tecnologiche. Quindi l'architettura possiamo dire che è un po' un misto fra arte e tecnica, e noi appunto cerchiamo di mantenere di sviluppare soprattutto queste due cose contemporaneamente, rispettando la personalità degli alunni. Passiamo adesso al prossimo laboratorio, quello di discipline, laboratorio plastico. Entrando in questo laboratorio sono esposti i lavori del primo triennio, che consistono in forme semplici, a basso rilievo e non solo, con solidi e frammenti anatomici quali occhio, orecchio, naso, affrontati nel primo e secondo anno, piedi e teste, affrontati durante il terzo anno. Dal terzo anno la materia si divide in discipline plastiche e laboratorio della figurazione scultorea. In quest'ultimo gli studenti, come già accennato, iniziano proprio con lo studio del piede e della testa, ma proseguendo poi, e qui vediamo alcuni appunto lavori esposti che lo dimostrano, si approfondisce ulteriormente lo studio del corpo umano fino ad averne una piena consapevolezza ed acquisizione.
Sempre dall'esposizione di questo laboratorio si vince anche una cosa molto importante, cioè quello che deve essere l'iter progettuale, ovvero ricerca sul tema assegnato con una prima fase creativa dove si affrontano, si sviluppano le prime idee, una fase formale nella quale le idee migliori vengono sviluppate e definite, anche con l'inserimento dello studio del colore e dei materiali che si suppone vengano utilizzati. Poi abbiamo una terza fase, che è quella strutturale, dove si comprendono meglio la forma, i dettagli e le dimensioni del progetto. Abbiamo poi una ambientazione, dove viene realizzata una tavola appunto di ambientazione o l'esecutivo del lavoro. E l'elaborato finale, che consiste proprio nello sviluppo tridimensionale del progetto. Sentiamo comunque più nel dettaglio il nostro collega. Buongiorno, sono il professor Sprefico, docente di discipline plastiche e laboratorio della figurazione scultorea. Che cosa accade nell'aula di scultura? Nel primo biennio lo studente deve acquisire delle capacità, prima di tutto manuali, deve saper guardare, disegnare e tradurre plasticamente una forma. Quindi si lavora tendenzialmente all'inizio con delle forme molto semplici, dalla composizione di solidi a frammenti anatomici, occhi, nasi, bocche, teste, che vengono inizialmente copiati, prima disegnati e poi modellati dallo studente. Acquisita, diciamo, nel primo biennio la mano e l'occhio per guardare e disegnare e modellare correttamente, che sono propedeutici per il triennio successivo. Nel triennio, in sostanza, cosa si fa? La materia si divide in due campi, che è appunto discipline plastiche e laboratorio della figurazione scultorea. Nel laboratorio si continua lo studio del corpo umano, si passa da quelli che erano frammenti anatomici a busto fino ad arrivare in quinta ad acquisire la conoscenza di tutto il corpo umano intero. Nelle discipline plastiche invece si lavora su dei progetti. I progetti vengono sviluppati su diverse fasi, in cui c'è una prima fase di ricerca sul tema dato dal docente, una fase creativa dove si trovano le idee, una fase formale dove l'idea migliore viene poi sviluppata, una ricerca cromatica, colori o materiali da utilizzare, una tavola finale di presentazione o di ambientazione. Fatta tutta questa operazione viene poi realizzata la scultura vera e propria. Questi sono i vari passaggi per arrivare a un prodotto finale. Passiamo adesso al laboratorio dell'indirizzo di design. Eccoci. Ecco, all'ingresso, proprio all'ingresso del laboratorio, ecco il modellino della casa Diogene di Renzo Piano, esposta al Museo Vitra Design, che è assolutamente una meta fissa per la visita di istruzione degli studenti del quarto anno di questo indirizzo. A seguire poi vi sono degli elaborati dello sviluppo dall'idea progettuale e dell'idea progettuale di un oggetto di design che vengono eseguite nelle ore di discipline progettuali. Sono presenti anche modelli realizzati nel laboratorio con la taglierina laser, nonché prodotti di alcune attività relative a PCTO, ovvero la vecchia alternanza scuola-lavoro, attività svolte con l'Istituto Europeo di Design e la Fondazione Castiglioni di Milano. Sulla lavagna, invece, abbiamo il famoso inciso di uno dei più importanti designer italiani, ovvero Achille Castiglioni, che così recita: se non siete curiosi, non potete fare i designer. Ad indicare che nel design tutto è stato progettato.
L'innovazione che si può dare alla progettazione di un nuovo oggetto di design sta proprio nel cercare i riferimenti, valutare soluzioni già esistenti, studiare i materiali, sperimentare i colori, recuperare vecchi oggetti. In altre parole, curiosare intorno al problema. Sotto la lavagna abbiamo due sedie, la Vassili di Marcel Breuer e la Bauchair, pensata da Le Corbusier e riconsiderata in chiave innovativa dal designer italiano Gianni Rossi, a sottolineare l'importanza di conoscere proprio la storia del design e le opere dei designer più famosi. Poi abbiamo qui alcuni campioni di materiale che vengono studiati in laboratorio e il prototipo di una lampada realizzata per pubblicizzare il bitter Campari con un elemento di supporto delle bottigliette realizzato proprio con la stampante laser. Alle spalle abbiamo un pannello che illustra il famoso modulor di Le Corbusier che rappresenta una scala di proporzioni basate sulle misure dell'uomo. E adesso sentiamo il nostro collega. Buongiorno a tutti, benvenuti nell'indirizzo di design. Io sono Cicero Daniele, sono un insegnante di laboratorio design. Farò una breve descrizione di ciò di cui ci occupiamo all'interno di questo indirizzo. Come sapete bene, i ragazzi giungono al terzo anno con una scelta, fanno una scelta importante che li proietta verso il mondo del design e dell'arredamento. E nello specifico in questo indirizzo ci occupiamo sia del prodotto industriale, quindi dell'industrial design, piuttosto che dell'interior design, quindi ci occupiamo anche dell'arredo generale di uno spazio, di un ambiente, come deve essere valorizzato al meglio. E i ragazzi appunto giungono al terzo anno con delle basi che sono state acquisite durante il biennio, basi che comunque vengono approfondite e studiate meglio nel corso del triennio. Quindi il disegno a mano libera, per intenderci, rimane ancora presente e li accompagnerà per tutto il triennio. Continueranno a disegnare a mano libera facendo dei bozzetti, degli schizzi e delle prospettive a mano libera, ma verranno anche supportati dalla strumentazione informatica. Nello specifico ci sono dei programmi di modellazione 3D che vengono utilizzati, quali ad esempio AutoCAD, 3D Studio Max, Blender, poi ci sono altri programmi che stiamo utilizzando per l'inserimento e le immagini, montare dei video realistici del progetto all'interno di una scena che può essere un contesto urbano piuttosto che un contesto ambientale. Utilizziamo dei programmi come il Twin Motion. Inoltre utilizziamo anche altri programmi per la presentazione grafica dell'elaborato finale, quali ad esempio Photoshop. Quindi i progetti che vengono realizzati al computer vengono poi salvati con delle immagini e montate su delle tavole di presentazione finali con Photoshop. Dicevo che è l'occasione per approfondire anche delle tematiche che diciamo nel biennio hanno soltanto toccato, accennato. Approfondiremo diciamo gli aspetti dell'uso del colore, della teoria delle ombre, dell'utilizzo delle luci all'interno di un ambiente per poter esporre al meglio l'oggetto che è stato progettato, l'uso diciamo dei materiali appropriati, quindi faremo lo studio sui materiali, sui legni, sui metalli, sui vetri, sulle plastiche, che avrete modo durante il vostro tour virtuale di vedere diciamo nelle aule dove sono esposti i lavori. Ci sono anche
diciamo, dei progetti che vengono poi sviluppati e portati avanti anche in una scala di approfondimento sempre maggiore, quindi arrivando anche allo studio di dettaglio, giungiamo anche alla realizzazione tridimensionale dell'oggetto in sé, quindi si parte dalla modellazione 3D fatta ad esempio con AutoCAD per giungere poi alla stampa, alla produzione tridimensionale dell'oggetto, quindi dobbiamo avere un modello tridimensionale in formato digitale e grazie a questo, attraverso delle macchine che di cui la scuola è dotata, quale la stampante 3D, riusciamo a rendere fisico l'oggetto che è stato progettato. Ci viene in aiuto anche in questo un laboratorio di modellistica dove è presente una taglierina laser, quindi grazie a questo riusciamo a fare dei prototipi degli oggetti. Avrete modo durante, diciamo, il vostro tour di vedere anche questi oggetti che sono esposti nelle aule. Eccoci, adesso usciamo dal laboratorio di design e addentriamoci nel laboratorio di grafica. L'indirizzo di grafica mira allo sviluppo e all'acquisizione dei linguaggi e delle tecniche ovviamente inerenti alla progettazione grafica, con la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali e storico-stilistici, ovviamente. Durante le ore sia di laboratorio che di discipline si acquisiscono anche nozioni sui principali software quali Illustrator, Photoshop e InDesign. Qui sulla parete potete vedere i lavori che riguardano l'analisi delle principali tappe della storia del marchio e la successiva progettazione di un marchio della relativa immagine coordinata aziendale. Si possono poi visualizzare esempi di elaborati grafici inerenti alla grammatica e la sintassi del linguaggio visivo e la storia della scrittura ed il disegno dei caratteri. In altre tavole si può notare come si parli dell'analisi degli stili creativi e comunicativi contemporanei per poi affrontare la progettazione di svariate campagne pubblicitarie integrate a scopo sia commerciale sia sociale. Nel laboratorio sono anche affissi esempi di locandine progettate per una campagna sociale su tematiche ambientali. Tutto ciò consente di applicare semplici scelte formali e compositive seguendo un iter progettuale ben preciso che sia comunque pertinente alle esigenze estetiche e comunicative anche richieste da una ipotetica committenza, ipotetica e non ipotetica a seconda dei lavori che dovranno affrontare i ragazzi. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ci racconta la collega. Salve, sono la professoressa Claudia Di Conti, insegno le materie di indirizzo nel percorso grafico qui al Liceo Artistico Manzù. Il corso grafico favorisce l'acquisizione di metodi specifici e la padronanza dei linguaggi progettuali e grafici attraverso i principi della percezione visiva, come per esempio le leggi della Gestalt, ma anche le leggi della composizione. Si svilupperà nell'alunno, nello studente, una corretta metodologia che sta alla base del progetto grafico. La corretta metodologia è l'iter progettuale per noi, e parte dagli schizzi preliminari, bozzetti preparatori, fino a comporre le tavole di moodboard, layout, finish layout, composizione del testo, fino alla pubblicazione del prodotto grafico visivo. Ovviamente l'elaborazione può essere in diversi modi, sia cartacea che digitale. Mi vengono in mente degli esempi da farvi, per esempio gli elaborati per l'editoria, che possono essere gli ebook per quanto riguarda il digitale, oppure le riviste, brochure, Deplian, cataloghi.
oppure l'annuncio pubblicitario che unisce visual e parte copy, la body copy, la parte testuale, quindi, o annunci pubblicitari come il manifesto, la locandina, oppure la parte della visual identity di un'azienda o di un ente che parte dalla progettazione del marchio, del logotipo, fino a tutta la sua immagine coordinata. E ancora il web design, la cartellonistica o la segnaletica e tanti altri prodotti, sia cartacei che digitali. Lo studente quindi, attraverso una corretta metodologia, andrà a studiare principalmente diciamo, il disegno a mano libera, oppure il disegno magari più geometrico descrittivo, e gli software specifici nel pacchetto Adobe. Infine, eccoci qui. Andiamo adesso nel laboratorio audiovisivo e multimediale. Vedete che è allestito il set predisposto proprio per questa diretta, e già questo, quello che state vedendo, che state seguendo insieme a noi, è proprio un'applicazione di quelle che sono le competenze acquisite nel triennio dell'indirizzo appunto audiovisivo multimediale, quindi la preparazione dei materiali grafici e dei video, la predisposizione del tour virtuale e il relativo montaggio, nonché proprio la gestione della postazione di regia. Durante il triennio vengono svolte molte esperienze sul campo, anche importanti collaborazioni con la, per esempio, con la Regione Lombardia, col Comune di Bergamo, con la Fondazione Donizetti, ma queste sono strettamente connesse con gli aspetti teorici che sono fondamentali e che, partendo, diciamo così, dalle basi dei primi approcci del linguaggio fotografico e del linguaggio filmico, sia da un punto di vista compositivo che da un punto di vista semantico-narrativo, consentono poi nel corso dei 3 anni agli studenti una notevole autonomia e versatilità nell'affrontare qualsiasi sfida progettuale. Vengono utilizzati, oltre ai software di base dell'Adobe, quali Illustrator, InDesign, ovviamente basato soprattutto sullo studio dei prodotti interattivi, Photoshop, Camera Raw, anche Premiere e After Effects, con i quali appunto i ragazzi imparano anche a montare secondo quelle che sono le principali tecniche di montaggio affrontate durante la parte teorica e le loro riprese o il video a loro assegnato. Una precisazione: voi adesso vedete questo laboratorio, sostanzialmente noi abbiamo 7 laboratori, di cui un laboratorio EMEC, quello che abbiamo visto prima per l'indirizzo di grafica. Tutti gli altri indirizzi, quindi architettura, design, audiovisivo multimediale, sono destinati proprio a questi laboratori, sono postazioni PC, sono postazioni circa 30 postazioni per ogni laboratorio. E quindi ovviamente i ragazzi sono assolutamente messi nelle condizioni di poter sviluppare al meglio tutto ciò che apprendono durante le ore di lezione. Quindi adesso vediamo che cosa vi deve dire la collega. Buongiorno a tutti, mi chiamo Barbara Mocibob, insegno discipline e laboratorio sull'indirizzo audiovisivo e multimediale, ovviamente del liceo artistico Giacomo Ippio Manzù di Bergamo. L'indirizzo ha alcune peculiarità che lo contraddistinguono ovviamente dagli altri, e una delle principali peculiarità è quella di avere un approccio assolutamente cross-mediale, quindi che viene raggiunto attraverso l'interdisciplinarità tra le varie materie, che contribuiscono alla formazione non solo tecnica, quindi l'utilizzo delle strumentazioni, delle macchine fotografiche, delle videocamere, l'apprendimento dei software specifici quali Premiere,
After Effects, Animate per l'animazione, ma anche l'importante contributo delle discipline teoriche. Insieme, i due approcci, quindi quello più tecnico e quello disciplinare, consentono allo studente di raggiungere sicuramente un'autonomia nell'ambito del percorso progettuale, che chiaramente deve partire da una ricerca per poi sviluppare l'idea, per poi promuovere e produrre l'idea stessa. Questo però non toglie, anzi, ci tengo a sottolineare che l'approccio teorico è fondamentale anche nelle discipline di indirizzo, quindi sia discipline che laboratorio audiovisivo multimediale, la storia del cinema, la storia della fotografia, l'analisi della composizione fotografica, l'analisi del linguaggio filmico, la motivazione del perché i registi scelgono certi approcci, certi stili di montaggio piuttosto che certe inquadrature, deve essere ben noto, deve essere posseduto dallo studente affinché gli si possa garantire quindi un'autonomia di progetto e di processo, quella di cui ho parlato prima. Un'altra cosa che ha garantito all'indirizzo audiovisivo multimediale, benché abbia solo 3 anni, quindi sia ancora giovane, ha garantito appunto questo indirizzo una forte crescita sia ai docenti, sia soprattutto chiaramente agli studenti e ai ragazzi, sono stati i rapporti costanti con enti sia del territorio che nazionale, piuttosto con persone, professionisti del settore, quali ad esempio giornalisti, docenti universitari, attori, registi. Abbiamo svolto dei progetti con il Teatro Donizetti, sia per quanto riguarda la lirica, sia per quanto riguarda la prosa, progetti che hanno consentito ai ragazzi stessi, per esempio, di sviluppare una loro autonomia nel creare, quindi nel predisporre le interviste, nel condurle e quindi poi anche nel montarle, avere quindi un elaborato finale. Quindi vedremo poi nel dettaglio quali sono meglio tutti gli argomenti che vengono affrontati, ma sicuramente questo indirizzo, l'indirizzo audiovisivo multimediale, consente veramente un forte dinamismo e una forte integrazione tra tutti gli elementi che contribuiscono alla formazione dei ragazzi. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per aver partecipato al nostro tour virtuale osservando quello che tutti i giorni i nostri indirizzi del nostro liceo svolgono. Noi siamo due studenti del liceo artistico, nonché rappresentanti di istituto. Io sono Emanuele, di quinta multimediale. Mentre io sono Bianca, di quarta di arti figurative. E adesso ci occuperemo di rispondere alle domande che ci sono pervenute in chat e nelle mail. Allora, per quanto riguarda l'organizzazione del piano orario, quindi effettivamente degli orari della nostra scuola, vi diciamo che è organizzato su 35 ore settimanali, che quindi prevedono 6 giorni alla settimana, quindi sabato compreso. Queste 35 ore iniziano tutti i giorni dalle 8 fino alle 2 e prevedono un rientro pomeridiano, quindi un giorno dove si fa lezione fino alle 4. Solo che questa opzione del pomeriggio parte dalla classe seconda compresa in avanti. Quindi per le prime, dato anche la giovane età delle persone che entrano in questa scuola, sono tutelate e appunto non sono costrette a fare i pomeriggi. Poi nel biennio, quindi le prime due classi di questo liceo, sono previste le materie di indirizzo, quindi quelle che caratterizzano il nostro liceo. Ci sono 4 ore di discipline pittoriche e grafiche, 3 ore di discipline geometriche, 3 ore di discipline plastiche e scultoree e poi 3 ore di quelle che chiamiamo discipline di laboratorio, ovvero un'ora a testa di tutte queste 3 discipline prima che ho elencato, che però vengono affrontate in maniera più progettuale, in modo da iniziare quel percorso che verrà poi completato nel triennio dal punto di vista di progettazione. Nelle domande che ci sono pervenute tra le email e nella chat abbiamo visto che
tra di esse c'era quelle che riguardavano il PCTO, ovvero l'alternanza scuola-lavoro, che nella nostra scuola come viene svolta dalla terza in avanti. In questa attività viene fatta vengono fatte delle collaborazioni, ad esempio, con la questura o con alcuni paesi di Bergamo che hanno voluto rinnovare i giardini dei propri comuni, oppure con degli artigiani o delle aziende che vogliono aiutare a rendere materiale, in modo materiale, quello che viviamo tutti i giorni a scuola. Poi alcuni avevano espresso dei timori per quanto riguardava il cambiamento dei docenti. Nella nostra scuola su 140 docenti, 120 sono di cattedra. Questo significa che comunque il cambiamento dei docenti quando si è in aula non è così frequente. Nelle domande che ci sono pervenute in chat, che tra l'altro vi invitiamo nel frattempo a porre le vostre curiosità, ci viene chiesto se si riesce bene a lavorare nei laboratori, dato il numero alto di studenti. Allora, per i primi due anni, ma in realtà è comune anche nel triennio, il numero medio degli studenti sono 24 persone a classe, i posti nei laboratori sono garantiti per tutti. Sono appena, anzi, stati aggiornati i laboratori, per esempio, di quasi tutti gli indirizzi, e in ognuno di questi è facilmente il lavoro comunque è reso facile dai software, dal numero dei computer, dalle nuove, anzi, tecnologie, dato che molti laboratori appunto sono sviluppati fino agli ultimi, per esempio, modelli Apple, Mac. Ci viene chiesto, tra l'altro, sempre parlando di questi indirizzi, quindi quelli un pochino più tecnologici, quali sono gli sbocchi per l'audiovisivo multimediale e i software utilizzati. Unirei queste due domande per parlare innanzitutto dei software. Utilizziamo Photoshop per l'editing foto, ma anche software per l'editing video, quindi per esempio Premiere o After Effects per le animazioni, ovviamente tutto aggiornato e reso anche utilizzabile a casa da ogni studente grazie a delle agevolazioni, delle licenze Adobe, che grazie appunto alla nostra scuola, grazie ai nostri indirizzi, riusciamo ad avere un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe per i professionisti, quindi anche senza difficoltà possiamo portare avanti i progetti a casa, quindi non c'è problema sotto questo punto di vista. E appunto, avendo studiato questi software, i lavori possibili, gli sbocchi futuri possono andarsi dal grafico pubblicitario, quindi tutto ciò che si occupa non solo della grafica poi della pubblicità stessa, ma anche di brand design o tutto ciò che è il futuro, quindi anche delle aziende, quindi ciò che è tecnologico e appunto multimediale, ma come anche muoversi sull'ambito del cinema e della fotografia. Oltretutto il nostro liceo, essendo appunto un liceo, garantisce una buona formazione su tutte anche le altre materie che non sono le materie di indirizzo, quindi si intende inglese, matematica, filosofia, che poi possono essere tranquillamente approfondite negli studi universitari. Infatti nella nostra scuola non è obbligatorio proseguire in studi artistici o accademici. Infatti ci sono moltissime persone che magari intraprendono degli studi di lingue o di filosofia o di lettere, di materie scientifiche. Comunque, essendo un'istruzione liceale, garantisce una buona preparazione su tutte le materie che sono presenti nel nostro indirizzo. Oltretutto, la materia che ha un'importanza molto elevata nel nostro liceo e che è garantito per questa un buonissimo livello è storia dell'arte, che è una materia che viene affrontata sin dal biennio con 3 ore settimanali, che è una materia che fa da legante con tutte le altre discipline che studiamo in questa scuola, perché ci permette di
vedere come si è evoluta la creatività da, fondamentalmente dalla preistoria fino all'epoca, cioè all'epoca più moderna, e che quindi ci permette anche di studiare e di collegarci ad altre materie, perché comunque storia dell'arte si ricollega estremamente alla storia o alla letteratura o alla filosofia, e quindi fa da legante all'interno di tutte le discipline che studiamo in questa scuola. Per parlare appunto, come ha detto Bianca, sul fatto che essendo il liceo c'è una buona preparazione anche per tutto ciò che riguarda le materie prettamente non artistiche, ci viene chiesto se abbiamo le idee chiare sul nostro futuro da vecchietti. Io per esempio ho studiato appunto nell'indirizzo multimediale e sono in quinta, quindi ho dovuto scegliere l'università per l'anno prossimo, e ho scelto l'indirizzo di economia della moda e dell'arte, quindi legandomi alla buona base che c'è stata fin dalla prima alla quinta della storia dell'arte, ma soprattutto questo guardando e spulciando il sito dell'università che appunto ho scelto di frequentare, ho notato che due corsi sono prettamente legate a quello che sto studiando adesso. Infatti, essendo comunque legato a tutta l'arte, poi anche all'indirizzo della moda, eccetera, ho trovato due corsi come storia della fotografia e storia del cinema, che io ho studiato appunto in questi anni nell'indirizzo multimediale, come anche l'uso, essendo che comunque il futuro alla fine la tecnologia, l'uso di programmi e di tutto ciò che consiste nella grafica e in tutto ciò che è appunto tecnologico e multimediale. E nonostante ciò abbiamo esperienze di molte persone che magari hanno studiato arte figurativo o un qualunque altro indirizzo, architettura, e magari hanno scelto medicina piuttosto che, quindi essendo un liceo la preparazione nelle materie è uguale a tutti gli altri licei, quindi gli sbocchi possono essere multipli. E tu Bianca, cosa hai deciso per il tuo futuro? Vabbè, io sono ancora in quarta, quindi avrò ancora un anno per scegliere effettivamente quale sarà il mio indirizzo per quanto riguarda l'università, però tendenzialmente ho deciso di fare filosofia, quindi comunque un percorso di studi che non comprende effettivamente le materie artistiche, perché comunque il buon livello di insegnamento della scuola anche sulle altre materie mi permette di fare tranquillamente un altro percorso di studi che non riguardi l'arte. Tra le domande che ci sono pervenute c'è il timore di molti e molte per quanto riguarda delle capacità di base per entrare all'interno del nostro liceo. Comunque, cioè nel senso, entrare a un liceo artistico permette di sviluppare le proprie capacità, quindi si arriva alla prima settimana e grazie comunque ai propri professori si integra quello che magari qualcuno ha già preso, chi più e chi meno, però comunque poi si arriva a un buon livello già da subito, cioè nel senso è un percorso che si sviluppa in 5 anni e che vi permetterà di migliorare tantissimo. E quindi cioè, non temete, comunque l'istruzione è fatta per questo, per insegnare, quindi non dovete già essere capaci, non dovete essere degli artisti, dovete essere delle persone che hanno voglia di mettere impegno nelle materie artistiche e nella creatività. Un'altra domanda che ci viene posta sono i viaggi di istruzione. Allora, i viaggi sia per il primo biennio ovviamente già si caratterizzano su città prettamente artistiche, e successivamente nel corso del triennio le gite appunto si basano sull'indirizzo stesso principalmente. Una cosa che accomuna tutti gli indirizzi è la visita alla Biennale di Venezia, che è in terza. E è una gita che non è contata come viaggio di istruzione, ma appunto è una visita didattica alla Biennale, e si divide ovviamente nelle arti figurative, in quello che per esempio io quando sono andato io ho visto l'uso della tecnologia soprattutto nell'arte moderna, ma come può essere anche l'architettura dei vari edifici, quindi proprio le gite anche sono basate su città, su eventi legati prettamente appunto alla nostra scuola. Per esempio anche sono state visitate città come Lisbona,
o zone tedesche per la Bauhaus, per esempio, quindi per la nascita del design moderno. E quindi appunto i viaggi di istruzione sono garantiti in questo periodo un po', e sono molto interessanti, legati a ciò che stiamo studiando, quindi così dati. Allora, leggendo le domande che ci avete rivolto in chat, vedo, cioè, vi spiego un attimo come sono dislocate le classi tra le sedi. Non sono due, ma sono tre sedi. Una che è la nostra sede, che è quella in via Tasso, una che invece è in via Angelo Mai, di fianco al Fantoni, e poi c'è la Nastro Azzurro. Ora vi spiego come si svolgono questi dislocamenti. Diciamo che il triennio, quindi le classi dalla terza in poi, si trovano in sede, dove ci sono appunto tutte le classi, cioè tutti i laboratori. Il biennio, quindi le prime e le seconde, invece si trovano tendenzialmente in Ghisleri, che è la nostra succursale, però dove ovviamente sono presenti anche in questo edificio i laboratori sia di pittura e di scultura, e ovviamente anche una palestra. Oltretutto c'è la Nastro Azzurro, che è la succursale che condividiamo con il liceo Falcone, e questa è una succursale che si utilizza per far girare le classi una volta alla settimana, e oltretutto tendenzialmente sono solo le quinte, a volte in rarissimi casi le quarte, a girare in questa succursale, semplicemente perché ci sono moltissime classi all'interno del nostro liceo e quindi abbiamo bisogno di molti spazi. Poi, allora, per quanto riguarda le ore che passiamo in laboratorio, allora, dipende dal biennio, e cioè diciamo che è differenziato tra biennio e triennio. Nel biennio si passa in laboratorio 7 ore, scusate, la matematica, vabbè, non è il mio forte, scusatemi. E niente, appunto, 7 ore sia di pittura e di scultura, oltretutto viene fatto anche il laboratorio per quanto riguarda le discipline geometriche. Mentre nel triennio vengono aumentate le ore che si passano in laboratorio. Io che faccio l'indirizzo di arti figurative, cioè pittura e scultura, come avete ben visto nella Street View che abbiamo presentato prima, e faccio 12 ore di laboratorio tutte le settimane. Mentre per gli altri indirizzi, è diverso, Ema, se ci vuoi spiegare nel tuo indirizzo come sono strutturati le ore di laboratorio. Allora, anche qui comunque dipende dai giorni, sono presenti due laboratori, tre laboratori di grafica e multimediale, di cui uno appunto, come detto prima, fornito di, per esempio, Mac, ma come possono essere anche PC, e le licenze appunto e software sono garantiti in tutti appunto questi PC, quindi tutti gli studenti possono utilizzarli. E adesso ci sarà appunto, a causa del DPCM eccetera, un giorno in cui le ore sono messe insieme, se no in una situazione normale vediamo 6 ore di laboratorio e di progettazione durante la settimana, cioè 6 ore di laboratorio e 6 ore di progettazione, scusate, durante la settimana. E tra l'altro mi leggo una domanda che vedo nella chat, ovvero: fate anche tanto studio fotografico? Come appunto potete vedere dal nostro sfondo, siamo forniti di molti materiali. Questo appunto è realizzato grazie a un green screen, abbiamo diverse macchine fotografiche, abbiamo delle videocamere, abbiamo appunto i cavalletti e qualunque altro strumento che possa servire in quest'ambito, le luci che ci stanno adesso illuminando, infatti stiamo diventando un po' ciechi, e quindi anche l'utilizzo del materiale. Il materiale, la scuola è ben fornita, poi ovviamente ognuno può comprare, può fornirsi di ciò che preferisce in base a quello che vuole, di cui vuole interessarsi. E quindi c'è tanto studio di fotografico, sì, in quanto soprattutto l'indirizzo di laboratorio e progettazione si basa anche sull'uso di programmi come editing photo, come Photoshop.
Per rispondere ad un'ultima domanda che secondo me è fondamentale, sì, ci avete chiesto per quanto riguarda la discalculia. Io sono discalculica, quindi capisco benissimo questa vostra necessità. All'interno della nostra scuola, sia per per i PDP, quindi discalculia e dislessia, sia per i BES, si è estremamente inclusivi. Ci sono molti, sono disponibili anche dei corsi di recupero pomeridiani degli sportelli help, così vengono chiamati, che organizzano alcuni professori. E oltretutto ogni anno al termine del primo quadrimestre svolgiamo una pausa didattica, ovvero 2 settimane che occorrono per far fermare le spiegazioni di nuovi argomenti e per invece recuperare quelli del primo quadrimestre che magari a qualcuno non sono ancora chiari del tutto o che appunto magari devono essere un po' ripresi. Quindi comunque per quanto riguarda queste necessità specifiche la nostra scuola è molto ben fornita. Ultimissima cosa, ci viene chiesto se ci sono selezioni per l'iscrizione, accettiamo tutti. No, l'iscrizione è libera, vengono accettati tutti e una cosa che tra l'altro mi interessa molto sottolineare, dato che ci è stata anche chiesta, è l'inclusione nel gruppo scolastico, quindi tra noi studenti, nel gruppo studentesco. Noi come rappresentanti, io sono stato rappresentante 2 anni, mi sono interessato molto di questo, ma tutti gli studenti appunto... ciò che caratterizza l'artistico è appunto che ogni studente è legato all'altro nelle proprie particolarità, nelle proprie caratteristiche. È una scuola che è ricca di qualunque tipo di elemento, quindi non ci si sente diversi, non ci si sente sbagliato, anzi c'è una grande inclusione. Siamo tutti uniti sotto il nome dell'arte, siamo tutti una grande famiglia, ci interessiamo comunemente dei problemi, se ci sono problemi o di qualunque altro elemento. Facciamo molti progetti anche extrascolastici tra i vari indirizzi, quindi per esempio io indosso la felpa che abbiamo realizzato, che uno studente ha realizzato, lui ha realizzato il logo e noi come rappresentanti istituto l'abbiamo portato a far diventare appunto un merchandising proprio della scuola, a realizzarlo, e vediamo anche nei corridoi molti studenti che la indossano e quindi c'è un grande senso di unione tra noi studenti ma anche con i docenti e con il resto appunto dell'ambiente scolastico. Quindi l'inclusione è garantita e all'interno dell'artistico non ci si sente né sbagliati né diversi, anzi ci si sente come all'interno di una grande famiglia. Detto questo, vi possiamo salutare. Aspetta, rispondo all'ultima domanda che è stata fatta 2 volte dalla stessa persona. Ok, scusate. Allora, quante sono le ore di studio previste ogni giorno? Diciamo che è variabile, però nel senso varia, dipende dai periodi scolastici, perché ovviamente ci sono certi periodi che sono più carichi di lavoro, magari verso la conclusione dei quadrimestri, altri invece che sono... un po' più liberi, però tendenzialmente io direi che a livello di ore di studio, quindi escludendo magari le tavole, 3 ore al giorno, tra la media di tutti i periodi. Sì, poi come in tutte le scuole ci sono i giorni in cui magari per il giorno dopo hai più cose, esatto, altri meno, esatto, comunque esatto. È molto variabile. E poi comunque per quanto riguarda il carico di lavoro e di quello che si fa effettivamente ogni giorno a scuola, cambia molto dal professore. Cioè magari io che faccio arti figurative faccio delle attività molto diverse magari alla stessa sezione di un'altra classe, perché comunque la fortuna è anche che i nostri professori hanno interessi molto diversi tra di loro e che quindi si possono approfondire molto più cose anche in stessi ambiti. È molto importante comunque anche imparare ad organizzarsi, e i docenti tengono molto a questo aspetto, e quindi dalla prima alla quinta c'è una notevole crescita anche sotto questo punto di vista, che poi apre le porte a ciò che è l'ambiente universitario, quindi anche sotto il punto di vista dell'organizzazione e dello studio, uscendo appunto da questa scuola si vede la maturità di un liceo. Detto questo, possiamo ringraziarvi per aver partecipato, allo Street View e appunto a questa breve discussione, diciamo, meno formale. E per rivedere lo Street View potete andare sul sito del liceo artistico, ci sarà il link che vi riporterà appunto
a quello che avete visto prima, in caso vi fosse piaciuto così tanto da volerlo rivedere. Vi auguriamo una buona serata, speriamo di essere stati il più chiaro possibile e di vedervi qua a scuola l'anno prossimo. Grazie a tutti, buona serata. Buona serata.